Giancarlo Dotto, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben trovato. Oh. Facciamo un collegamento. Citiamo solo del buon pomeriggio. Solo del buon pomeriggio, se evitiamo cose. Argomenti più. Lo diciamo in un sacco di tonalità diverse e lo facciamo molto simpatico, così non ci impegniamo neanche troppo, se vogliamo. Come ti senti prima di questo avvio della Champions League, di quest'anno della Roma? Come la vedi rispetto all'anno scorso? Adesso mi sento malissimo perché mi sono seduto sulla panchina dove c'è un odore di pesce morto tremendo. Oh, Madonna. Madonna mia, però che brutta cosa. Dove sei? Poi, poi mi chiederete perché erano così tanti sporchi. Bravo. Ecco. Poi, perché non mi va. Ah, okay. Perché voglio vedere se riesco a rendere anche. È una sfida, capito? Voglio vedere se riesco a rendere. Per essere lucido anche con questo tempo. Quindi se non rispondi più tra un po', ho capito che sei svenuto, insomma, almeno lo sappiamo. È una sfida, non è un collegamento, è una sfida. Oh, no. Sei meraviglioso, Giancarlo. Comunque. Alla fine valuterete voi se vinco o perdo. Non ci provo. Questo lezzo. Allora, la prima domanda. Il Barcellona, scusa, sì. Se la, ecco, vedi. Se la Roma, come vedo la Roma con il Barcellona, questa era la domanda? Sì, no, come vedi questo avvio di Champions? Poi comincia con la prima della classe, però insomma, la Roma che si. Avvio di Champions? Allora, lo vedo. Intanto lo vedo con occhi romantici, perché. Nonostante la finchina. Perché 3-4 anni fa mi capitò di dare una mano al Romanista, sì, al giornale di Riccardo Lina. Tra l'altro non so se esce ancora. No, non più. Non ci ha pensato Carmelo lì. È ancora più romantica la cosa. E quello era un periodo in cui la Roma veramente stava a rotoli, no? Con la gestione Rosella Sensi, la campagna acquisti dove prendemmo un unico giocatore sconosciuto che poi è sparito nel nulla, insomma era un periodo veramente di grande desolazione. E a un certo punto la Roma, non mi ricordo, doveva giocare una partita di Coppa UEFA, forse con una squadra tremenda, e ci inventai una copertina alternativa, come una specie di pagina onirica, non so se qualcuno magari la ricorderà, però c'è un certo effetto in cui mi inventai che invece di affrontare questa modestissima squadra avremmo incontrato all'Olimpico il Barcellona e sarebbe stata la partita dei sogni, eccetera. Quindi uscì una pagina intera con una controcopertina in cui si diceva stasera Roma-Barcellona. Beh, insomma, 4 anni dopo, forse sono 5, non so se sono 6, quella cosa si sta realizzando. Non è una partita decisiva, tutt'altro. Non mi aspetto nulla, nel senso che se il Barcellona, mi aspetto sì qualcosa, che sia una grande festa, una gran bella partita, che non si giochi con eccessivo, una cosa che non vorrei mai vedere, il terrore, la Roma terrorizzata che giocò nel ritorno a Monaco, quella fu per me peggiore della partita del 7-1 dell'andata. Sì. Non voglio vedere terrore, ma voglio vedere eccessivo, ma semplicemente il piacere di essere lì in quel momento, il piacere dei giocatori, dei tifosi, è il nostro, insomma. Poi se il Barcellona giocherà al massimo delle sue possibilità non sarà possibile uscire con i risultati, ma certo. Ma per me l'importante è quello, poi c'è tutto da giocare, insomma. Senti, rischi che sono quelli che magari temiamo, no? Rischi che una sconfitta faccia l'effetto che fece l'anno scorso la botta terribile col Bayern? Però credo che queste cose accadono una volta e poi dopo accadono, anche perché non accadono più in seguito. Insomma, De Rossi in conferenza stampa al solito è stato intelligente, perché insomma si è sentito a nome dei compagni di escludere questa cosa. E credo che questa cosa dobbiamo assolutamente escludere. Una volta che è capitata, tu hai gli anticorpi dentro, insomma. Soprattutto non dimentichiamo una cosa, che l'anno scorso siamo andati a giocare con il Bayern convinti, io ero tra quelli, ma penso anche molti di voi, convinti di giocarcela alla pari, anzi, se non ricordo male, devo dire, avrei anche scommesso una cifra sulla vittoria della Roma. Quindi siamo entrati in quella partita con un atteggiamento mentale che evidentemente non era fondato, è stato quando siamo entrati, quel Bayern era supersonico e noi non lo sapevamo.
La differenza è che stavolta sappiamo quanto sia supersonico questo Barcellona. Escludo che si ripeta una situazione del genere. Beh, speriamo. In realtà era già accaduto, no, Giancarlo? Qualche giocatore della Roma lo disse in passato. Pensava fosse un unicum col Manchester. Pensava fosse un unicum, ma poi. Ha reagito bene, subito. Sì, 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 no, reagì alla grande. Tra l'altro, ricorderai con tutto lo staff, i giocatori presenti in sala stampa, sì, a chiedere scusa. Quella fu una bella cosa. Poi la Roma. Assolutamente da non scena. Assolutamente deprimente. Assolutamente. Ma non è sì. Che chiedevano scusa, erano anche un po' indignati, un po' sull'incacchiato, come dice, mettiamo la faccia a tutti, che cosa volete dire? Cioè, vedevo sì, pure il giocatore troppo teatrale, che giocava mai, che c'era Martinez, quello che non abbiamo mai visto giocare neanche un secondo. Sì. Un po' troppo teatrale. Però tornando a Roma-Barcellona, tu poco fa dicevi giustamente, te la stai vivendo da tifoso, no? In maniera romantica, però ti volevo chiedere invece lo sforzo di trasferirti in una zona un po' più neutrale, no? Da spettatore, diciamo, disinteressato, se è possibile, mi rendo conto insomma che per tutti noi poi è un po' complicato svestirsi dei colori giallorossi, però volevo fare riferimento alle dichiarazioni di qualche tempo fa di Pallotta, che ricorderai, disse: mi piacerebbe giocare contro i migliori del mondo, contro il Barcellona al Colosseo. Poi si sollevò a tutto uno sciame di polemiche, vabbè, ma al di là di questo Pallotta mirava a portare la Roma a giocare contro i migliori del mondo. In questo senso, quanta distanza c'è secondo te? Che immagine ha la Roma all'estero in questo momento e quanto ne va della Roma, dell'immagine della Roma, dell'internazionalizzazione del brand a cui tanto giustamente tengono a Trigoria dalla partita di domani sera? La distanza c'è ed è ancora molto grande, però l'immagine della Roma, ecco, torno a quello che stavo raccontando prima, alla Roma. Non sono passati molti anni, no? Dalla gestione, da quegli anni della gestione Rosella Sensi, in cui veramente lo stato della Roma, dell'immagine della Roma, del brand della Roma, bastava entrare in qualsiasi negozio di merchandising della Roma per cadere in depressione. Al di là del fatto che poi i risultati quella possono anche essere stati interessanti, però mai l'immagine della Roma è stata così in basso. Da questo punto di vista bisogna ammettere che la società e gli anziani hanno fatto un grande lavoro. Che è un lavoro che i risultati si possono tranquillamente rintracciare nell'uso dei social, nella forza del brand, nell'ultima iniziativa che è stata estremamente una genialata, no? per come poi ha avuto ripercussioni e rilanci mediatici in tutto il mondo. Quindi l'immagine sta crescendo moltissimo. Tecnicamente la squadra quest'anno secondo me è cresciuta molto, ci rispettano, si capisce che non sono frasi in circostanza quelle di Rakitic o degli altri. È un processo di crescita, per me è molto chiaro, molto evidente. Possiamo soltanto farci il male noi. A questo proposito vorrei, se posso, fare una puntualizzazione, perché sì. Noi intendo sempre io, Stefano, compagni generazionali di cordate giornalisti, che sono stati torturati per anni dai cosiddetti titolisti, no? Che sono spesso massacrati, come no? Magari per vendere una copia in più o perché effettivamente stavamo sulle palle, non so quelle cose. Comunque il titolista oggi più che mai è il grande tumore dei giornali. Non sapevo che esistessero anche i titolisti dei nostri interventi radio, perché l'hai scoperto. L'ho scoperto ieri. I sintetizzatori, ho perché con capriccio un titolo che è stato affibbiato alle mie parole. Io vorrei chiarire che quando parlavo ieri a tutti voi di massa, siamo una massa di imbecilli se non cogliamo l'occasione, non è che mi riferissi a Trigoria o allo staff della Roma in particolare, mi riferivo a tutta la città. Se mi sono espresso male, torno oggi sul concetto per chiarire, rettificare. È tutta la città che deve cogliere l'occasione, a cominciare dalla curva, da queste beghe insostenibili, insomma, tra curva e il proprietario, per passare a noi. Io intendo veramente tutta la città, tutto l'ambiente. Se perdiamo questa occasione siamo dei fessi. Questo per chiarire il concetto.
Giancarlo, ci sono anche delle dichiarazioni che vanno nella linea di quello che hai già citato tu di Rachi, cioè di Mascherano, che tende a sminuire intanto il significato dell'amichevole di quest'estate. Ha detto era solo una partita di presentazione, non avrà nulla a che fare con un match in cui la Roma avrà ovviamente motivazioni diverse e giocherà di fronte ai suoi giocatori. E poi è anche non male questa risposta quando gli si chiede del condizionamento che i giocatori della Roma potrebbero soffrire se ripensassero troppo al 7-1 subito al Bayern Monaco l'anno scorso. Dice ormai è il passato, risponde Jordi Alba, anche il Barcellona ha subito sconfitte dolorose per poi rifarsi, fa parte del calcio, il passato è passato. Questo senso di rispetto c'è dappertutto. Lui ricorda un'altra cosa sulla quale voglio porre un po' la tua attenzione: manca Piqué, mancherà Dani Alves se non sbaglio, sì, e manca Vermaelen, mancano tre grandi difensori, è una squadra talmente straordinaria che manca Piqué, siete sicuri? Sì. Sì. Perché per quanto mi risulta Piqué dovrebbe è stato non giocare in campionato per squalifica, ma qui dovrebbe esserci purtroppo per noi. No, cioè, temo, ma in conferenza gli viene sottoposto questo sì. fatto dell'assenza di Piqué e conferma Jordi Alba accanto a Luis Enrique, quindi immagino che sia così, anche sì. io ero un po' stupita. Piqué è un leader, questa è una grande notizia. Sì, sì. Non lo so, mi sembra compare in tutte le formazioni, non so se hai riportato male il virgolettato, perché pure a me sorprende un po' il fatto che manchi Piqué e che non se ne parli. Però, insomma, questo è un virgolettato che ci riporta. Sei fortunato oggi perché. Esatto, ma infatti non risultava come in dubbio, assolutamente. Sai, giocano quindi. Con Maschera, c'è cioè, anche Matteo che fa il centrale. Non escludo che il virgolettato sia stato riportato in maniera riportato male, forse. Però, sì. Stefano, se dovessero mancare insieme a Alves e Piqué, devo dire che quasi ritiro quello che ho detto prima. Cioè, ce la giochiamo. Noi possiamo fare molto male alla difesa del Barcellona con Salah, con Iago Falca, d'accordo, ma anche con i Turbe e persino con Gervinho possiamo fare molto male a quella difesa che già di per sé non è straordinaria. Mancano sti due, sai, insomma, allora comincia a diventare interessante la cosa. Guarda, andiamo un attimo ad accertarci del tutto, caro Giancarlo, per capire se una parte di conferenza è riportata così e così o se la verità è successo qualcosa nelle ultime ore. Ti congeliamo qualche istante in pausa. Tu occhio al fetore che è intorno, non mi svenire, ti riprendiamo tra poco. Okay. Bene. Rieccoci Giancarlo, allora, detto che Piqué trattavasi di minchiata, cioè, sì, da sito con traduzioni fatte da semianalfabeti come al solito, ovviamente proprio riportata male, insomma, come no, il problema grosso ce l'hanno a destra, stavamo leggendo, perché tranne questo Sergi Roberto che è il centrocampista adattato non hanno un terzino in assenza di sì, tra l'altro Barcellona ha una rosa meravigliosa ma corta, se vogliamo trovare un difetto sforzandoci un po' forse possiamo dire questo, che loro hanno Adriano è morto la quindicina, cioè, delle mie ma Adriano ha sofferto per una aritmia cardiaca più di un anno fa, io credo che da quelle cose si guarisca, ma che insomma poi difficilmente si riesca. No, perché potrebbe essere un'alternativa come terzino, visto perché lui gioca sì, anche a destra. È ancora è di nuovo infortunato, però mi sembra un giocatore che ha speso tanti infortuni in carriera. Certamente il Barcellona resta al Barcellona, però lo ripeto, la rosa non è proprio ampissima, non è così lunga. Dunque, voglio consolarvi con una buona notizia. Dici. Per farvi vedere quanto sono concentrato sulle sorti della Roma. Con il io sono già sul Sassuolo col Sassuolo sì. non ci sarà nel Sassuolo non ci sarà Vrsaljko che buon giocatore che è stato squalificato, esatto, il sì. giocatore più importante del Sassuolo, quindi volevo sì sì il giocatore tra l'altro che è stato a lungo corteggiato anche da squadre questo molto tuo importanti. Input Giancarlo cosa dovrebbe dirci? Solo allo scudetto non vede altro che beh, lo scudetto sì, io penso che sia anche giusto beh l'obiettivo è quello io penso che noi col Sassuolo se facciamo quei tre punti è la fuga, capite? Comunque, se volete, parliamo di Barcellona. No, parliamo in generale. Mi fuga. Piace molto di più. Peraltro, Giancarlo, visto che prima di Frosinone, Sky buttava lì un Castagna in campo, in realtà ha parlato Leonardo Castagna, ha detto: arriverà il mio momento, però con calma. Ancora arriverà, invita la calma. Quindi, è insomma, un'indicazione: arriverà, vuol dire che dire non c'è, che non è ancora. C'è no? un attimo dice di pazienza da parte. Ne avevamo parlato no? di come su Castagna ci sia stata una. Così, un momento di pausa, di stop. Capire esattamente, cioè i tempi di recupero sono un po' più lunghi di quello che si immaginava, soprattutto la questione dei riflessi che erano un po' lucidati, diciamo, e quindi questo lo sapevamo. Assolutamente. Siamo contenti di rivedere Luis Enrique, no? Questo io personalmente sono contento. Non,
non credo, credo, mi sembra di capire che De Rossi ci ha dovuto detto l'abbiamo preso per scemo a Roma. Sì, sì, ha accusato fondamentalmente sì. i media, no, di averlo fatto passare per cretino. Cretino non è, ha detto i risultati lo dicono. È vero pure che i risultati alla Roma però dicevano che non ci potevamo accontentare di quella Luis Enrique lì. No? Daniele è intelligente, ogni tanto mi piace indugere in questo slang, ma non è che l'abbiamo preso per scena, né nessuno di noi, credo. Semplicemente non è ancora pronto, e probabilmente non è ancora adesso. Se io chiedessi a voi in termini di incidenza qual è la percentuale di Luis Enrique sul trionfo del Barça, non so. Beh, io dico che non è più avanti del 20%, insomma, anche come autorità, no, all'interno del gruppo dello spogliatoio. Detto questo, gli voglio un bene da matti, soprattutto dopo la dedica che ci ha fatto alla finale del sì, quella è stata bella, ma più che altro, Giancarlo, non so se la vedi così, però ad esempio io credo che se ci fosse oggi Luis Enrique, con l'esperienza maturata al Barcellona, col triplete in tasca, se ci fosse oggi Luis Enrique sulla panchina della Roma, non sono convintissimo che i risultati sarebbero migliori di quelli ottenuti con Garcia, con tutto che Garcia, insomma, io l'ho criticato per certi versi, però Luis Enrique mi è sembrato andare avanti a dispetto dei santi, no? Lui voleva fare di quella Roma il Barcellona, probabilmente vorrebbe farle il Barcellona anche di questa Roma. Secondo me o hai certi interpreti o quel risultato lì è proponibile quel modello qui a Roma, secondo te? Ma intanto non è proponibile Luis Enrique, perché Luis Enrique è stato un'idea letteraria di quel giovine aspirante letterario che era, non so se lo è ancora, Baldini è stato questa idea letteraria. Ma se c'è una persona, un personaggio, una tipologia umana assolutamente impraticabile nella città di Roma, è proprio Luis Enrique, che è un che fa dell'intransigenza, del dogma, dell'ideologia, la sua virtù assoluta, che poi lo stesso consente di attraversare i deserti. Lui ci ha fatto perdere una partita fondamentale perché De Rossi arrivò due minuti in ritardo, e mi risulta che questa intransigenza sia ancora un po' il marchio della sua persona, della sua personalità, che è esattamente l'opposto invece di quello che Garcia. Da questo punto di vista i due uomini sono totalmente diversi. Penso che Garcia invece è un uomo che fa della flessibilità, del dialogo, del cercare di capire l'altro, cercare di capire la situazione. Quando la situazione non lo brutalizza troppo, è il suo metodo, il suo modo di stare nel mondo. Quindi credo che non solo non sarebbero migliori, ma probabilmente sarebbero peggiori, insomma. Sì, probabilmente sì. Allora, Giancarlo, domani con te parleremo solamente delle partite della Roma, dal Sassuolo in poi, di campionato. Dopo scavalchiamo anche il Sassuolo, ovviamente, diamo sulla fuga, andiamo. Sarebbe interessante domani parlare del Sassuolo. Quindi io farò tutta un'analisi tecnico-tattica del Sassuolo. Mi sa pure necessario. Domani, tra l'altro. Io da voi vorrei sapere, se abbiamo ancora 30 secondi, ditemi quale sarà, secondo voi, la formazione di domani, perché questa è la scelta che farà Garcia, molto interessante, perché domani senza Pjanić, cioè non so se Luciano è stato convocato, ma non credo che lo farà. Abbiamo dubbi che sarà schierato. Ma quello che gira Giancarlo è una specie di 4-4-2, anche 4-1-1 come va di moda dire, con Maicon in campo per avanzare Florenzi mentre in mediana i centrali, e come dici? Questo mi piace molto. Si parla di una. Quindi sarebbe Maicon, Manolas e De Rossi con Digne in linea difensiva, Florenzi, Nainggolan, Keita e Iago Falche, e Salah e Dzeko messi davanti. Alcuni parlano di un 4. È la mia formazione. Alcuni parlano di un 4-3-3 con Iago Falche avanzato, ma chiaro che in fase d'attacco diventerebbe un 4-3-3 in effetti, con i centrocampisti più stretti. È la mia formazione, perché il Rudiger visto a Frosinone, Messi e Suarez e compagni, niente, lo saltano come un grillo. No. È la mia formazione questa, assolutamente. Ma tra l'altro, si verrà in campo minimo con una dose di veleno clamorosa, e la sua partita, sono
sicuro che speriamo sia questa la formazione, mi piace molto. Non ci dispiacerebbe per niente, è un po' la nostra ipotesi, insomma, idea anche di Sky, tra l'altro, che prima la lanciava su suoi monitor. Vedremo quelle che domani saranno invece le scelte di Garcia Giancarlo. Nel frattempo, una cosa, domani ti chiameremo un pochino prima, se potrai, magari tra poco ci accordiamo in privato, perché ci spostiamo di orario. Ci ha mandato un messaggio, siamo già d'accordo su tutto. Perfetto, allora grande. Siete proprio troppo avanti e noi ti lasciamo la tua serata. Grazie, grazie, ciao. A te, grazie a Giancarlo Dotto.